Da eroi a esuberi è un attimo. Dopo anni e anni di servizio e dopo la preziosa opera prestata in piena pandemia, centinaia di lavoratori, OSS e ausiliari rischiano il posto, e questo in un ambito già in difficoltà cronica. Per contestare i tagli orari alle cooperative in servizio negli ospedali di Chieti e provincia e nei distretti sanitari, oggi è stata organizzata una protesta sotto la sede della ASL. Io oggi sono venuto per provocazione con un pannolone, è lo stesso pannolone che hanno utilizzato queste persone per attuare i turni da 16 ore e per gestire i picchi della pandemia. Siccome le procedure di svestizione erano troppo elaborate, siccome rischiavano di prendere il Covid, hanno dovuto lavorare con il pannolone, e questo insomma è stato mortificante per la loro dignità. Per cui riconoscimento a queste persone che tanto hanno fatto e appunto sono stati appellati come eroi, e ad oggi invece sono eroi dimenticati e non è passato nemmeno un anno. Per quello che riguarda il riordino della rete ospedaliera, i fabbisogni, una programmazione sanitaria degna di questo nome, porta la ASL a compiere delle scelte assolutamente sbagliate che vanno a colpire centinaia di lavoratori che da 10 anni operano all'interno dei presidi ospedalieri per sopperire alla carenza di organica ed economica di questa ASL. E naturalmente hanno sempre garantito con il loro lavoro di part-time, con una retribuzione molto più bassa rispetto agli altri, anche la continuità assistenziale. Il fatto che stia scendendo il fabbisogno, con quello che sta avvenendo, avvisi, interinali e ragazzi delle cooperative che si stanno mettendo contro scientemente, non è assolutamente vero rispetto al reale fabbisogno che qualcuno prima o poi dovrebbe quantificare, e sulla base di questo naturalmente aprire un percorso di reinternalizzazione serio che vada a valorizzare i titoli anche di persone che da 10 anni prestano la loro attività nei servizi ospedalieri. Queste persone hanno ormai le giuste competenze per garantire ai pazienti, quindi alla sanità, a noi tutti, le giuste cure. Quindi siamo qui sempre presenti, e l'importante è che queste persone abbiano una dignità lavorativa. A dare manforte ai lavoratori delle coop della sanità sono arrivati anche i sindaci di Chieti e Vasto. Alla manifestazione, organizzata dalle sigle sindacali di settore di CGL, CISL e UIL e dalle USB, è seguito un incontro con l'assessore Verì. Io ho voluto incontrare le organizzazioni sindacali per illustrare quello che è stato il nostro percorso, specialmente in questa azienda, un percorso che è stato anche condiviso dalle organizzazioni sindacali. Noi vogliamo una stabilizzazione di questo personale, una stabilizzazione attraverso un'internalizzazione, seguendo le procedure esatte, siamo convinti di poterne mettere in sicurezza il loro posto di lavoro, ma soprattutto di non essere più trattati come operatori di serie B. Loro hanno gli stessi diritti ed è quello che noi vogliamo condividere con loro.